Probabilmente anche quest'anno il nuovo Formula 1 di Codemasters uscirà ad agosto inoltrato. E allora come ingannare l'attesa fino a quel momento? Ebbene, oggi ho preparato per voi una selezione delle migliori mod in circolazione che riproducono le vetture da Formula 1 del 2023. E rimanete fino alla fine perché ci sono un paio di sorprese per voi. Prima di cominciare con la carrellata di mod, un paio di premesse importanti. La prima è che tutte le mod che andrò a mostrarvi e a citare in questo video le trovate linkate in descrizione. Però attenzione perché non trovate tutto il listone dei link alle varie mod. Siccome sono tante, ho preparato per voi un piccolo file Word, un file di testo, che potete scaricare dal link che trovate in descrizione. Quindi andrete a scaricare non le mod da quel link, ma il file Word, il file di testo, in cui vi ho scritto tutti i link per scaricare le mod. La seconda premessa importante è che tutte queste mod sono abbastanza complete a dir la verità, proprio perché ho fatto un po' di selezione, ma sono comunque ancora work in progress, quindi sono soggette a continui aggiornamenti che vengono rilasciati periodicamente. Per cui il consiglio che vi do è di continuare a tornare ciclicamente sul link, appunto, che vi ho lasciato nel file, perché in futuro potreste trovare, anzi, sicuramente troverete versioni aggiornate della stessa mod, quindi più complete o più precise. Detto questo, cominciamo. Cominciamo da F1 22, dal gioco su licenza di Codemasters, che ovviamente in questi casi è il primo a ricevere delle mod da parte della community, poiché è già provvisto di tutti i tracciati e dei regolamenti ufficiali. Ebbene, è già presente da diverso tempo una mod che sostituisce tutte le livree della scorsa stagione con quelle del 2023. Unica eccezione è l'Alfa Romeo che a causa di un bug non mi si è aggiornata, ma credo sia dovuto al fatto che la suddetta scuderia è l'unica ad aver ricevuto l'aggiornamento ufficiale della livrea qualche tempo fa da parte degli sviluppatori. E credo che questo abbia causato un qualche tipo di conflitto che non mi consente di vedere la nuova livrea. Ma è un problema che volendo si risolve molto facilmente e magari sarà già stato fissato quando starete guardando questo video. Anche le tute dei piloti sono state aggiornate mentre i caschi ancora no. Il problema più grande di questa mod è che per i nuovi piloti che vanno a sostituire quelli che non ci sono più, è stato fatto sì l'aggiornamento dei volti, ma non quello dei nomi. Perché per farlo bisognerebbe mettersi a smanettare col cheat engine. Quindi la mod di base che trovate linkata nel file ha questa mancanza, ma se volete perderci tempo si trovano in rete dei tutorial per sistemare anche questo aspetto. Tenete in considerazione comunque che questa mod è in costante aggiornamento, quindi la situazione potrebbe già essere migliorata rispetto a quella che vi ho descritto e che state vedendo nelle immagini. Passiamo poi all'immancabile assetto corsa, perché naturalmente anche qui i modder si sono subito messi all'opera appena sono state svelate le livree della nuova stagione. E dobbiamo dire che per quanto riguarda le livree il lavoro è più che soddisfacente. Forse l'unica pecca sono i numeri che su alcune vetture sono un po' troppo grandi, ma parliamo comunque di dettagli. E vi ricordo che anche questa mod è in costante aggiornamento. Le vetture che state vedendo non fanno parte del pacchetto base di assetto corsa, ma sono quelle di Racing Studio, una delle migliori mod per le auto da Formula 1. Si tratta di una mod a pagamento, ma il prezzo è veramente esiguo e a mio avviso ne vale decisamente la pena. Nel file che trovate in descrizione troverete sia il link per la mod di Racing Studio, quella a pagamento per capirci, sia il link per scaricare invece le skin della nuova stagione, queste sono gratuite. Al momento le skin riguardano le livree, fatte tutte perfettamente, le tute e i guanti dei piloti, mentre il lavoro sui caschi è ancora molto parziale, ce ne sono solo alcuni, ad esempio mi viene in mente quello di Alonso, mentre la maggior parte dei piloti ha ancora il casco di default. Considerando che questa mod, quella di Racing Studio, ha uno dei migliori sistemi di guida in assoluto per quanto riguarda le vetture da Formula 1, se avete assetto corsa su PC, allora la combinazione di queste due mod diventa assolutamente un must have. E arriviamo ad uno dei miei simulatori preferiti, ovvero Automobilista 2. Anche qui i modder non hanno perso tempo e hanno fatto un gran lavoro con le skin delle auto, mentre purtroppo i caschi sono ancora quelli di default. Questa mod, che poi altro non è che un banale reskin della Formula Ultimate Gen 2 che si trova già nel gioco, oltre ad inserire appunto tutte le skin e tutti i piloti della stagione in corso, aggiunge anche un paio di simpatiche chicche. Tra le scuderie selezionabili infatti troviamo anche l'Audi, con la coppia di piloti formata da Sebastian Vettel e Mick Schumacher. Anche questa mod, essendo un semplice reskin, è naturalmente gratuita. E queste erano le mod, tra virgolette, serie, però vi ho promesso un paio di sorprese a fine video. Ebbene, ci sono ancora un paio di mod che sono un po' particolari, una per il titolo a cui si riferisce e l'altra perché è proprio una mod pazza. Di quali mod sto parlando? Guardate.
Benvenuti a Formula 1 2014. Una mod per la stagione 2023 che sicuramente non vi sareste aspettati di vedere è quella per F1 2014. Sì, avete capito bene, siamo su F1 2014, gioco ufficiale di quella stagione, che si è distinto per essere estremamente moddabile, molto più dei capitoli che poi sarebbero arrivati negli anni successivi. E ciò spiega perché questo gioco ancora oggi è molto in voga nella community dei modder, che continua a lavorarci ormai ininterrottamente da quasi 9 anni. Quella che state vedendo è per l'appunto la mod che riproduce la griglia della stagione 2023, con tanto di modelli delle auto aggiornati. All'epoca ad esempio non c'era ancora l'alo sulle monoposto. Ma questo gioco consentiva di modificare facilmente anche i modelli delle auto. Chiaramente se dobbiamo guardare alla qualità è evidente che ci sono diverse imperfezioni, prime fra tutte le animazioni. I piloti salgono e scendono dall'auto come se l'alo non ci fosse, perché all'epoca non c'era, e quindi il risultato è la presenza di compenetrazioni abbastanza bruttine da vedere. Poi c'è anche la questione calendario, all'epoca era ben diverso, c'erano piste che oggi non ci sono più e mancano piste che oggi invece ci sono. Ecco allora che Valencia viene rinominata Jeddah con tanto di bandiera saudita, ma poi naturalmente si corre sul tracciato di Valencia. E lo stesso vale per altre piste su cui oggi non si corre più. Gli stessi piloti sono affetti da questi problemi, perché le immagini dei piloti sono state aggiornate con le foto reali dei piloti di oggi. Il problema poi è che Leclerc si chiama Raikkonen, Sainz si chiama Sutil e così via. Che poi è lo stesso problema che abbiamo visto anche su F1 22. Insomma, se volete giocare con le vetture 2023, questa non è sicuramente la mod migliore a livello di qualità, ma ha comunque il suo fascino perché ci dà modo di tornare a giocare con una vecchia gloria del passato come F1 2014. E concludiamo con la mod della stagione 2023 più folle che c'è in circolazione. Folle di nome e di fatto, perché questa mod si chiama Formula Mad. Siamo di nuovo su Assetto Corsa, e anche in questo caso bisogna prima scaricare la mod della Formula Mad, perdonate il gioco di parole, e poi scaricare le skin della stagione corrente. È tutto rigorosamente gratuito e tutto linkato nel file che c'è in descrizione. Faccio veramente fatica a descrivere queste mini vetture. Sono tipo dei kart con degli alettoni giganti, sono delle vere e proprie caricature su ruote. Eppure inaspettatamente, provandole, ho constatato che sono dannatamente divertenti da guidare. Tanto che sto seriamente pensando di organizzare una serata multiplayer goliardica solo su queste vetture. Magari poi ci organizziamo tramite il gruppo Telegram. Ad ogni modo, se avete Assetto Corsa su PC, vi consiglio caldamente di provare questa mod e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Bene ragazzi, queste erano le migliori mod che si possono trovare in giro in questo momento per provare a mettersi alla guida delle vetture 2023 in attesa del gioco ufficiale. Naturalmente se siete a conoscenza di altre mod valide sentitevi liberi di segnalarle qua sotto nei commenti, non credo che YouTube vi lasci inserire i link, però potete comunque inserire il nome della mod in modo che sia comunque facile raggiungere il sito e il link per scaricarle. Oltre al fatto che vi ricordo c'è sempre il nostro gruppo Telegram, le bimbe di Nico Hülkenberg, link di invito lo trovate in descrizione, lì potete assolutamente linkare le mod, ci scambiamo continuamente consigli, chiacchiere, insomma. Se siete avvezzi ai giochi di guida vi consiglio di unirvi perché potreste trovare tante info utili anche nel gruppo Telegram. Detto questo signori è veramente tutto, un bel pollicione in su se questa selezione vi è piaciuta, se avete trovato utile questo video. Se siete capitati qui per la prima volta date un'occhiata al canale perché se vi interessa questo video e se vi interessano questo tipo di contenuti dedicati al sim racing e alla Formula 1 nel canale ne trovate già tanti altri, c'è una serie in corso sul vecchio F1 2012, ce n'è un'altra in corso su F1 Manager 2022 e siamo chiaramente in attesa dei giochi della nuova stagione. Quindi date un'occhiata al canale perché secondo me trovate altri contenuti di vostro interesse e ovviamente saranno di vostro interesse anche tutti quelli che sono in arrivo, per cui attivate magari anche la campanellina, che male non fa. Grazie ancora per il tempo che mi avete dedicato, noi ci vediamo con i prossimi contenuti, un saluto, alla prossima, ciao!